Le fonti Instant Focus, il nostro momento dedicato all'approfondimento. Naturalmente parliamo della crisi dell'Ucraina, le notizie in diretta per vedere un po' quello che sta accadendo e poi naturalmente ci concentriamo su tutti gli scenari possibili e immaginabili, anche se in questo momento chiaramente è complicato muoversi anche in questo ambito perché le notizie arrivano spesso anche frammentate, spesso sono contrastanti, si stanno diciamo aggiungendo alle speranze di possibili negoziati e accordi, invece notizie purtroppo ancora molto negative che parlano di continui bombardamenti e continui attacchi da parte della Russia all'Ucraina. Intanto oggi partiamo proprio dal fatto che le forze militari russe abbiano preso il controllo della centrale nucleare ucraina che è stata colpita questa notte. Peraltro pensate che è la più grande d'Europa, per quello si è detto subito che è stato un po' sventato un pericolo Chernobyl. Note di angoscia proprio per i possibili rischi derivati da questo bombardamento. Il presidente Zelensky, presidente ucraino, l'ha definito un atto di terrore nucleare. E dall'altra parte, come abbiamo detto, continuano insomma, i negoziati che però in questo momento appaiono molto deboli. Il secondo round di ieri ha portato nuovamente a un nulla di fatto, tranne un'intesa sull'apertura di corridoi umanitari. Questo è l'unico punto che si è raggiunto per evacuare i civili dalle città sotto il fuoco dei bombardamenti. Allora, saluto Francesco Anfossi, caporedattore Economia Famiglia Cristiana. Francesco, ben trovato. Grazie per essere con me per parlare di questo che è qualcosa di enorme, che non ci lascia troppo spazio di analisi, ma possiamo stare a guardare e capire cosa potrebbe succedere. Grazie per essere qui. Grazie a voi, come sempre. La situazione è molto brutta, è inutile negarlo, ed è sempre peggio, nel senso che le ultime notizie parlano di questa battaglia intorno alla centrale nucleare di Zaporizhia che è in mano ai russi. Gli ucraini dicono nel cuore della notte, hanno dato l'annuncio che adesso è in sicurezza. Zelensky chiede l'intervento dell'Europa, l'intervento armato dell'Europa a fianco dell'Ucraina, che significherebbe la terza guerra mondiale, l'uso di ordigni atomici. Mosca continua la sua invasione, questo popolo coraggioso che si difende con le unghie e con i denti. Tenete conto che Zaporizhia, adesso non so bene la Sì, pronuncia, beh, certo, Zaporizia dovrebbe essere, però insomma. è l'impianto più grande d'Europa, Esatto. e che se esplodesse sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl. Stiamo parlando di questo. Tra l'altro, paradossalmente sarebbe meglio che uno dei due eserciti la prendesse, perché ovviamente se ci fosse una battaglia intorno a questa centrale e la centrale esplodesse, potete immaginarvi le conseguenze. Si parla di Beh, un uso certo. dell'atomica di Putin, che non ha nessuna intenzione di rinunciarvi nel caso le cose andassero peggio, per lui, peggio per lui. Le foto dei bagliori nella notte della centrale fanno veramente spavento. Insomma, la situazione è veramente drammatica, se non tragica. Certo. Ci sono 5.000 morti tra i russi, almeno quello che dice il governo ucraino. Da parte ucraina non si conta, ormai siamo No, no, certo. è quasi un genocidio, insomma, o rischiamo il genocidio. Sì, I e corridoi peraltro. umanitari sono uno specchietto per le allodole, Ecco, sì, ti perché stavo chiedendo questo, Francesco, scusami, dicevo, peraltro un bilancio già molto, molto pesante e ancora non ci sono spiragli, diciamoci la verità. Guarda, tu mi hai no, diciamo che non ci anticipato, sono, ecco. no, perché per il momento gli accordi o questo tentativo, questi dialoghi, questi colloqui, questa porta aperta che tiene aperta Putin serve solo a guadagnare tempo probabilmente, ma di concreto, cioè, immaginate che i corridoi umanitari sono soltanto per i non ucraini, capirete voi, insomma, certo, è sempre importante far uscire dal paese i civili non ucraini che rischiano la vita, però insomma lì c'è un popolo che sta rischiando la vita. No, non sono neanche sicuri per i civili i corridoi umanitari, quindi immaginatevi la drammaticità. Sono ore di paura, è stata sfiorata una nuova Chernobyl. Insomma, io sono francamente molto, Sì, molto, molto preoccupato. No, no, come tutti lo siamo quanti, tutti, come tutti molto assolutamente. affranti. Nel frattempo, io ho appena fatto un servizio ieri sull'accoglienza dei profughi ucraini che vengono accolti in Italia. C'è un grande movimento anche da parte degli italiani che considerano fratelli ormai gli ucraini, no? C'è un'apertura totale nei confronti dei profughi e questo è molto positivo.
Ieri sono andato a fare un servizio su un sacerdote che ha preso il pulmino, si chiama Don Giuseppe Tedesco, è diventato quasi un eroe italiano, ha preso il pulmino e è andato a prendersi 8 bambini che abitavano a Chernobyl, sì, e se li ha riportati, sì, nella sua città. E episodi di questo tipo si moltiplicano anche in Italia, tutte le diocesi, tutte, tra l'altro c'è anche una fratellanza tra sindaci, parroci, cioè c'è anche un affratellamento, insomma, tra il mondo cattolico e il mondo civile per l'accoglienza di questa gente. È tutto molto commovente, ma la situazione è veramente terribile. No, no, infatti, nel senso anche... che da un punto di vista sociale, di solidarietà, questo rincuora un po', no? Però Sì, poco no, il grande importa. cuore dell'Italia Esatto. noi stiamo cercando di, come famiglia cristiana, di capire quale tipo di copertina metteremo. Molti di noi vorrebbero mettere, ne parlavamo ieri, si è pensato addirittura di uscire con una copertina con la bandiera ucraina, Okay. No? A sottolineare il martirio del popolo ucraino. Certo. Dopodiché cerchiamo di, siccome siamo giornalisti, cerchiamo anche di capire con la mente lucida come si può uscire da questo tunnel, quali possono essere quale può essere la speranza per far uscire questa gente da questo tunnel. Esatto, per allora esempio intanto per esempio una mediazione sì, del Papa e della intanto sua diplomazia certo. Vaticana, che come sapete è la più capillare Certo. del mondo. Intanto, proprio da questo punto di vista, ricordiamo che in Italia è triplicato il flusso di profughi in arrivo dall'Ucraina e ovviamente questo numero è destinato a salire perché ci saranno sempre più persone che scapperanno naturalmente. Una circolare del Ministero della Salute allerta le regioni perché predispongano risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati. Poi altre questioni, convocate per oggi riunioni d'emergenza dei ministri degli esteri di NATO, G7 e Unione Europea proprio sull'Ucraina. Ci sarà anche il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri Di Maio ha detto stiamo lavorando per portare al tavolo anche Putin, ma insomma poi vedremo, magari si arriverà anche Putin, ma insomma mi sembra un po' fuori contesto purtroppo in questo momento, vista la situazione. E poi ricordiamo peraltro che, e poi ti ridò la parola su questo, per il quinto giorno consecutivo rimane chiusa la borsa di Mosca, per riportarci anche su un'analisi più economica. Non era mai successo, un record storico per il paese. E poi vabbè, questo si riflette anche sui mercati internazionali in generale. Insomma, una situazione delicata anche per quello che, a prescindere dal fatto che tutti adesso stiamo incrociando le dita, Francesco, affinché si trovi una soluzione diplomatica e di pace, chiaramente, che è la cosa più importante. Una situazione che rischia davvero di portare delle conseguenze senza fine. Parlo di crisi, recessione, cioè per la Russia, ma non solo, perché poi dobbiamo ragionare anche su questo. Allora, noi abbiamo giustamente iniziato questa conversazione accennando alla tragedia del popolo ucraino, no? Perché la vita umana è la cosa più importante, sono i valori supremi della vita, sono intangibili. Tu hai fatto bene a introdurre questa conversazione parlando appunto della situazione orribile, orrenda che c'è in Ucraina. Però dobbiamo parlare anche di economia, giustamente, perché le battaglie che si stanno conducendo intorno all'Ucraina non sono di tipo soltanto militare, ma sono anche di tipo politico, diplomatico, economico. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che il mondo occidentale non entra direttamente in conflitto con la Russia per i motivi che abbiamo spiegato, perché se no saremmo alla terza guerra mondiale, ma fa di tutto per aiutare la Russia. Uno dei modi con cui aiuta la Russia, oltre all'invio di mezzi, di forniture, probabilmente c'è un'azione dell'intelligence che noi non conosciamo per la definizione stessa di intelligence, e ovviamente c'è anche quella delle sanzioni. Le sanzioni però possono essere un boomerang, sì. E mi spiego. Le sanzioni storicamente hanno sempre affamato il popolo e mai il tiranno verso cui erano dirette le sanzioni. È vero che stiamo colpendo gli oligarchi amici di Putin, ma gli oligarchi amici di Putin, io immagino che le loro ricchezze, le loro riserve le abbiano nei cosiddetti paradisi fiscali, quindi è impossibile che vengano colpiti più di tanto. Sì, potremmo sequestrare lo yacht, ma la maggior parte
denaro probabilmente nei paradisi fiscali. Mentre invece rischiamo attraverso il blocco del sistema SWIFT, quindi sostanzialmente delle carte di credito per gli acquisti all'estero dei russi, di danneggiare invece la gente, la povera gente, la quale potrebbe addirittura cambiare parere, nel senso che invece di dire no, è Putin che ci sta portando verso il baratro, dire no, siamo accerchiati, l'Occidente ci sta boicottando, e stringersi ancora di più. Questo è un rischio intorno al tiranno Putin, al dittatore Putin. Sì. Quindi le sanzioni possono essere un'arma a doppio taglio, anche perché, per esempio, c'è l'esempio delle badanti ucraine che non ricevono più soldi dall'Ucraina o dalle banche attraverso le quali arrivava il flusso. Sì. Capisci? Cioè, sì, sì. Hanno chiuso un sacco di banche, anche non soltanto russe, proprio per l'effetto di queste sanzioni. Quindi le sanzioni sono veramente un'arma a doppio taglio. Per non parlare del fatto, mi diceva un economista che si chiama Luigino Bruni in un'intervista, che l'economia serve a dare la vita, serve ad accrescere il benessere, non a limitarlo. E sarebbe come utilizzare una medicina anziché per guarire il paziente, per farlo morire, no? Sì. E cioè la sanzione diventa uno strumento di guerra, no? Anche se è una guerra che non fa vittime, apparentemente. Però bisogna capire quali vittime fa. No, sono d'accordissimo. Perché se non riesce a colpire gli oligarchi, cioè l'entourage di Putin, il suo centro, il suo nucleo di potere, e invece colpisce soltanto la povera gente russa, allora anziché rispondere al fine per il quale sono state fatte le sanzioni, certo, creiamo un effetto boomerang. Spero di essere stato chiaro. No, sei stato chiarissimo. Peraltro, diciamo subito che effettivamente gli oligarchi sono stati colpiti nei primi giorni, insomma, hanno perso 128 miliardi di dollari. Mi ero segnata proprio questa cifra, però è altrettanto chiaro che, insomma, per poi affondare loro ce ne vuole, no? Quindi si rischia proprio di sortire l'effetto contrario, insomma, e di colpire, sì, anche se l'esperienza che io non so tu, Manuela, ma di solito le persone ricche, se gli porti via 5 centesimi, si arrabbiano moltissimo. Cioè, non è caratteristica. Sì, però noi stiamo. No. Su questo è vero. Sto dicendo però chiaramente questo non li fa cascare. Gli oligarchi di Putin sono talmente ricchi che con 125 euro ci fanno colazione, capito? Non dico che ci fanno colazione, ma quasi. Certo. Va bene. Insomma, è molto rischioso. Questo sistema delle sanzioni non è sufficiente per rovesciare il regime. Okay. Mi affascina molto di più il fatto che, anzi, mi interessa, mi incoraggia il fatto che ci siano 200 preti ortodossi, quindi di base, non le altre sfere che sono con Putin. Voi sapete che Kirill, la religione ortodossa è molto nazionalista, no? Tra Kirill e Putin c'è quasi un'entente, un'intesa. Però il clero di base si sta rivoltando, sta dicendo no alla guerra, e se si allargasse a macchia d'olio questo dissenso, che peraltro è molto represso in Russia, come sapete, non si può certo manifestare, no? Avete visto, certo, le manifestazioni, certo, come no, settimana, certo, la fine che hanno fatto, potrebbe essere interessante per, non dico rovesciare il regime, ma quantomeno per convincere Kirill, il patriarca di tutte le Russie, a convincere Putin a fermarsi con questo bagno di sangue, con questa invasione orrenda, orribile. Mm-hmm. Tra l'altro una guerra medievale, ancora con l'assedio, cioè nel 2022 vedere le città cinte d'assedio, certo, come avveniva nell'antica Grecia, mi fa un certo effetto. Allora, Francesco, io ti saluto perché... No, io vi ringrazio per avermi fatto dire queste cose. Ci mancherebbe. Oltretutto, insomma, ti seguiamo anche su Famiglia Cristiana. Siamo curiosi a questo punto di vedere la copertina che sceglierete, perché sarà importante come messaggio proprio in queste ore. Sì, io vi invito anche a seguire il nostro sito, certo, famigliacristiana.it, dove noi aggiorniamo continuamente quello che sta avvenendo, certo, attraverso notizie e analisi. Certamente lo faremo, e invito anche i nostri amici a farlo. Intanto noi chiaramente ci sentiamo presto anche sulle fonti TV. Grazie per la collaborazione, Francesco. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci.